Passiamo ora a un altro argomento molto importante, che è quello sulle certificazioni di sostenibilità, sul quale abbiamo espresso più di un dubbio, ci siamo molto battuti, in quanto molte aziende cercano di continuare a far passare l'idea della sostenibilità della produzione dell'olio di palma a fronte di alcune certificazioni di sostenibilità. Adesso con il professor Roberto Cazzolla Gatti, professore associato presso la Facoltà di Biologia della Tomsk State University in Russia e ricercatore presso il Laboratorio di Diversità Biologica ed Ecologia della stessa università, parleremo proprio del problema della certificazione. Ci senti Roberto? No, noi no, se ci aprite l'audio. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio Mirko Busto e i parlamentari del movimento per questo impegno encomiabile, davvero, nei confronti di queste tematiche e di molte altre. Io ho sentito gli interessantissimi interventi di chi mi ha preceduto, sono stato anche molto colpito dall'intervento del dottor Novellino, che sento molto vicino anche alla mia esperienza personale con i popoli indigeni dell'Africa, in particolare con i Pigmei, che purtroppo vivono una situazione simile a causa della deforestazione, un problema appunto collegato all'espansione dell'olio di palma, anche se nel caso africano è più dovuto al commercio di legno per il mercato dei legni pregiati. Io non voglio ripetere ciò che è già stato detto, perché è già stato detto tutto dal punto di vista dell'aspetto ambientale, dell'aspetto della salute, dei popoli indigeni, appunto, e anche delle azioni di politica diretta interna, nazionale e internazionale. Vorrei parlarvi però brevemente del grande inganno delle certificazioni, che a mio parere, e credo non solo, sono una delle principali cause del motivo per cui ancora oggi alcune tipologie di prodotti palesemente disastrosi per l'ambiente vengono ancora commercializzati così con tanta semplicità. Cerco di condividere il mio schermo in modo da mostrarvi la mia presentazione. Mi confermate di vederlo? Io non vi sento, però. Ah, Sì, ci siamo. ecco, perfetto. Vediamo Quindi, bene tutto. perfetto, lo vedete. D'accordo. Allora, dicevo, mi complimentavo per l'impegno, perché in realtà non è scontato. Un attimo, perché non va avanti. Volevo ricordare che questa stessa Camera dei Deputati, qualche mese fa, una serie di professionisti ci hanno anticipato nel cercare di raccontarci, questo era almeno il titolo del loro dibattito, tutta la verità sull'olio di palma. E ritengo che sia importante ricordare personalmente coloro che si stanno spendendo e che si stanno battendo e prestando anche giornalisti, politici, nutrizionisti, economisti, associazioni di categoria che si stanno battendo per difendere, per ripulire l'immagine di uno dei prodotti che certamente è causa di uno dei più grandi disastri ambientali della storia. È importante ricordarli, non per parlare delle singole persone, ma perché ritengo davvero vergognoso, ritengo che sia una vergogna, un'offesa all'onestà intellettuale, quando durante convegni del genere, come appunto questo qui, ci sono state raccontate una serie di frottole, sono state raccontate agli italiani una serie di frottole, con l'aggravante della posizione ricoperta da illustri scienziati, politici, giornalisti, eccetera. Quindi non voglio parlare delle persone perché ricordo la frase di Eleanor Roosevelt. Solo le menti piccole parlano delle persone. Io vorrei parlare adesso delle idee, però è importante ricordare che c'è qualcuno che per una serie di svariate ragioni, probabilmente per interessi economici, ma non sappiamo, si sta battendo spada tratta per difendere
la situazione attuale per difendere lo status quo che sta devastando le foreste del pianeta, e in particolare in questo caso quelle del sud-est asiatico. Vi volevo parlare della situazione globale perché in un mondo globalizzato tutto ovviamente è interconnesso e vi volevo mostrare questi grafici di un interessante studio dal titolo L'espansione agricola e il suo impatto sulla natura tropicale, pubblicato su una prestigiosa rivista, e in particolare questo grafico mostra come la produzione e il prezzo del cibo sia perfettamente collegato alla produzione e al prezzo dei carburanti da combustibili fossili, in questo caso del petrolio. Perché ovviamente la nostra agricoltura attuale si basa quasi completamente sulla produzione di combustibili fossili. Quindi è un elemento questo da tenere presente quando si considera anche l'impatto ambientale di tutto ciò che arriva da una certa distanza rispetto al luogo di consumo. Perché si parla molto di problemi derivanti dal consumo alimentare, problemi per la salute, perché comunque ovviamente questi colpiscono in prima persona l'acquirente. È più difficile pensare all'impatto che invece un prodotto ha quando si sposta di 9.000 chilometri, quando lo si deve trasportare su container, ma ne parleremo dopo di questo. Volevo anche mostrarvi qual è l'effetto della costruzione di strade all'interno delle foreste tropicali. Guardate questo grafico, mostra la distanza dalla strada principale e il quantitativo di incendi su 100 km quadrati. Ovviamente più ci si allontana dalle strade, minore è il numero di incendi. Questo ci fa capire che ogni volta che viene realizzata una strada, sebbene anche sotto forma di o passabile per una produzione di tipo sostenibile, che necessariamente ha bisogno di mezzi per trasferire il materiale raccolto, appunto le produzioni verso le fabbriche, ogni volta che si realizza una strada si sta creando un avamposto per la distruzione di quel tratto di foresta, perché è palese, è chiaro che le strade appunto offrono lo spazio per l'espansione. Guardate ad esempio questo grafico che riguarda, questa immagine che riguarda l'isola del Borneo. Le strade pubbliche principali, le tre principali strade pubbliche sul Borneo sono quelle che, se guardate dalla mappa a destra, si sovrappongono perfettamente all'espansione delle foreste tagliate e delle piantagioni industriali. Ovviamente, dove non ci sono strade, magari perché zone montuose, magari perché inaccessibili o difficili, l'espansione è minore. Allora, dobbiamo guardare un attimo ciò che resta nel mondo, perché se guardate questa immagine, tutto ciò che è in grigio nei vari continenti è già stato modificato completamente, cioè è foresta che non è più definibile primaria, non è più definibile non toccata o perlomeno non negli ultimi millenni dall'uomo. E guardate che solo il Sud America ha una porzione superiore al 50% di foresta primaria. Tutti gli altri continenti, tra cui l'Africa e l'Asia in particolare, hanno una minima parte di foresta primaria che rimane. Questo è importante perché solo le foreste primarie sono in grado di conservare la biodiversità originale dell'ecosistema. Quindi perdere foresta primaria non significa semplicemente convertire una foresta più gestita, come quelle a cui siamo abituati noi in Europa, ad esempio, ma significa perdere una grandissima varietà di specie che difficilmente può rientrare poi all'interno di una foresta modificata. È semplice capire che chi esporta, ovviamente non sempre o quasi mai è poi l'utilizzatore finale e quindi l'importatore di minacce. Questo è uno studio pubblicato su Nature, molto interessante, che riguarda il commercio internazionale di minacce per la biodiversità nelle nazioni in via di sviluppo. E guardate che gli esportatori netti di minacce, tra questi figura l'Indonesia, prima tra tutti, ma anche il Madagascar, la Papua Nuova Guinea, la Malesia, le Filippine. E se andate a vedere chi sono i paesi importatori netti di minacce per la biodiversità, troviamo ovviamente i più grandi, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, ma anche l'Italia. Guardate un po', l'Italia ha un notevole impatto, persino superiore a quello del Canada o della Corea del Sud, paesi che sono più grandi anche e più popolati. Allora, dobbiamo chiederci come in un mondo globalizzato possiamo continuare a farci prendere in giro davvero dalle frottole che ci vogliono raccontare sulla sostenibilità di alcuni prodotti. Questa in generale è una mappa che illustra il consumo di biodiversità, tra virgolette, derivante
dall'esportazione dei prodotti della Malesia verso tutto il mondo. Guardate, si distribuisce come una ragnatela. E invece le minacce che il consumo di un paese a campione, ovviamente preso come la Germania, crea in tutto il mondo. Guardate un po' come l'importazione prevalentemente verso l'Europa e il Nord America siano i motori principali che alimentano la distruzione degli habitat e degli ecosistemi mondiali. E questi prodotti sono i prodotti di uso quotidiano, sono i prodotti come il tè, come il caffè, come il cacao, come l'olio di palma, che adesso si è aggiunto a questa lunga lista. Noi ogni volta pensiamo che bevendo una tazzina di caffè stiamo godendo di un piacere che ci è concesso, ma dobbiamo pensare a scapito di cosa? Perché ogni volta che noi utilizziamo un prodotto di origine tropicale, sia esso un casco di banane, un ananas, e appunto gli oli tropicali. Parliamo dell'olio di palma, ma non dobbiamo dimenticare l'olio di cocco, altrimenti passa inosservato questo elemento. Allora uno si sente tranquillizzato dal fatto che i prodotti, e su questo bisognerà stare molto attenti da questa rapida conversione delle aziende, i prodotti senza olio di palma siano liberi da oli tropicali. Non è vero, bisogna stare molto attenti. L'olio di cocco è un altro elemento molto importante, è un'altra causa di deforestazione, ad esempio. Però ci sentiamo molto tranquilli perché pensiamo siano prodotti che da sempre utilizziamo. In realtà scopriremo, adesso vedremo, come no, questo non sia vero. I paesi ricchi o ricchi di risorse naturali, come la Malesia, ad esempio, la Papua Nuova Guinea, che adesso stanno investendo molto in questo, sono i principali utilizzatori, ma anche esportatori proprio di quelle materie prime che stanno causando una serie di problemi ambientali. E guardate, volevo riportare questo grafico per farvi rilevare quanto la comunità europea, l'Unione Europea, abbia prenda una netta fetta del consumo da esportazione delle sostanze e delle materie prime provenienti dai paesi di origine tropicale. Persino risulta maggiore in molti casi rispetto a quello degli Stati Uniti. Quindi noi, cittadini della comunità dell'Unione Europea, cittadini del mondo occidentale, chiamiamolo così, siamo i motori, siamo la causa primaria per cui questo avviene. Non prendiamoci in giro, non diciamo che la Malesia produce l'olio di palma per il suo stesso fabbisogno, in questo modo sostiene le popolazioni e l'economia locale, perché questo è un evento recentissimo. Cosa accadeva prima? Ci stiamo preoccupando adesso di come sostenere e finanziare l'economia degli altri paesi, oppure semplicemente una scusa per continuare ad approfittare delle risorse naturali degli altri per importarle a basso prezzo da noi? Guardate, questo è il consumo pro capite di oli all'interno di vari paesi, dell'Europa 27, gli Stati Uniti, l'Indonesia, la Cina e l'India. Ovviamente, per ora la situazione è tragica, ma ancora non catastrofica. Però immaginate se tra poco la Cina o l'India iniziassero a utilizzare lo stesso quantitativo, cioè quei 60 kg pro capite di oli che utilizziamo ad esempio in Europa. Cosa accadrebbe? Dove andremmo a prenderle queste risorse? Viviamo in un pianeta finito. E questa è l'assurdità delle provocazioni, io le chiamerei provocazioni, di chi continua a sostenere la sostenibilità, o come possa esistere una sostenibilità. Una sostenibilità per un prodotto venduto a 1 miliardo di persone è un aspetto, una sostenibilità di un prodotto venduto a 9-11 miliardi di persone sul pianeta è tutt'altra cosa. Dove andremo a prenderle queste risorse? Questo è un grafico che illustra i principali produttori e i principali consumatori di olio di palma nel 2011-2012. Guardate ovviamente che tra i principali produttori figurano sempre gli stessi paesi: Indonesia, Malesia, Thailandia, Colombia, Nigeria. E tra i principali consumatori adesso nel 2011-2012 iniziano ad avanzare paesi come la Cina e l'India, che crescono molto rapidamente e che quindi ovviamente si basano sullo stesso modello di sviluppo che abbiamo seguito noi, in cui si arraffa tutto quello che si può, si distrugge tutto quello che si può, si diventa ricchi, sviluppati e felici, però allo stesso tempo si è perso una grandissima quantità di specie e di biodiversità sull'intero pianeta. Questa grafica, questa slide, l'ho riportata per mostrarvi non tanto le immagini che conoscete, avete già visto, di distruzione, ma per sottolinearvi quanto realizzato da questa associazione, da questo gruppo Eyes on the Forest, che in un rapporto pubblicato di recente, No One is Safe, Nessuno è sicuro, Nessuno è salvo, mostra come qualunque prodotto, persino quelli certificati dalla Roundtable Sustainable Palm Oil, che è la RSPO, che è tanto invocata come un sistema per garantire la qualità e la sicurezza e la sostenibilità dell'olio di palma, in realtà ben quattro
dei detentori dei certificati di sostenibilità si sono rivelati essere i primi importatori di prodotti legali e quindi di frutti di palma da olio tropicali. Voi vi chiederete com'è possibile una cosa del genere, come può un'azienda avere il certificato di sostenibilità e poi allo stesso tempo essere coinvolta nel mercato illegale, nella deforestazione illegale per la produzione dei frutti di palma da olio. Ve lo spiegherò subito. Guardate quello che accade. Quello che accade è semplice, perché non funziona il sistema della certificazione? Il sistema non funziona per tre ragioni principali. La prima è che è molto difficile controllare un territorio all'interno del quale c'è ovviamente, poco intervento e poco interesse del governo locale nel monitorare ciò che sta accadendo, perché il governo locale ci fa soldi da questo, basa la propria economia, principale economia e fonte di esportazione. Secondo, perché è difficile mappare la piccola deforestazione quotidiana però che avviene, quindi il cambiamento che si avverte, lo si avverte nell'arco di 3-4 anni. Giornalmente è difficile capire se manca un ettaro, non manca un ettaro, mancano 10.000 ettari o non mancano, perché ci vorrebbe qualcuno fisicamente lì per constatare. Dai dati da satellite non sono sempre così dettagliati, quindi non è facile reperire immagini, e allora si opera in questa maniera. Siccome non è possibile andare a ritroso, o comunque anche quando si torna indietro nel tempo, certamente non si può ripristinare una foresta primaria, si taglia, si brucia tutto quello che è possibile bruciare, si elimina quindi la foresta primaria vergine con tutta la sua biodiversità e poi si certifica. Allora, in questo modo, una volta ottenuta una certificazione, è quasi impossibile capire se la piantagione sul terreno sul quale è cresciuta quella piantagione certificata ha un'origine sostenibile o no, perché il taglio e la bruciatura potrebbe essere avvenuta 100 anni fa, ma potrebbe anche essere avvenuta ieri. Ovviamente, senza un controllo reale, governativo, sul territorio, la cosa risulta impossibile. E allora, guardate, se la certificazione stesse funzionando davvero, come mai, io mi chiedo come mai territori come Sumatra o il Kalimantan, il Borneo malese, abbiano perso già il 41,72% delle proprie foreste. E questi non sono neanche dati dell'ultimo anno, però sono dell'ultimo decennio. Guardate come queste due isole in particolare, non perché le altre non l'abbiano perso, ma attenzione, l'isola di Giava, ad esempio, ha già deforestato negli ultimi 100 anni la maggior parte del territorio, perché ha una densità di popolazione elevatissima. Quindi il problema è proprio questo, è la ragione storica. Come facciamo a documentare ciò che è accaduto 100 anni fa rispetto a ciò che è accaduto oggi? Certo, abbiamo le immagini satellitari che fra l'altro sono attendibili dal 1980 in poi, quindi in realtà possiamo andare a ritroso massimo di 30 anni. E poi riterremmo sostenibile una piantagione di 30 anni fa? Io dubito, perché 30 anni fa è un'età in cui tutti noi all'incirca abbiamo iniziato a vedere questa enorme espansione, quindi possiamo certamente collegare la deforestazione causata dall'olio di palma alla deforestazione che poi guardiamo e vediamo dalle immagini satellitari. Ma ancora di più, perché la certificazione non funziona? Perché difficilmente potrà funzionare in futuro, anzi, sempre meno potrà funzionare in futuro. Non potrà funzionare perché guardate questa rete, questo intreccio. Quando le aziende, le fabbriche di processamento dell'olio ricevono i frutti, loro, questo è il caso per esempio della Wilmar, un'azienda indonesiana, no? Delle raffinerie, loro iniziano a lavorare quest'olio che mandano in migliaia di altre succursali, sedi fuori dall'Indonesia. In Malesia, in Cina, in India, in Vietnam, in Bangladesh. Allora, immaginate per il controllore, chiamiamolo così, il controllore di questo RSPO, che poi dovremo capire anche chi è il controllore, perché sino ad ora i controllori non sono molto trasparenti, vi spiegherò il perché più tardi. Allora, com'è possibile in questo pagliaio ritrovare quest'ago? Perché guardate che intreccio di relazioni. È come andare a trovare una holding finanziaria all'interno di uno scandalo enorme, molto complesso. Sembra quasi davvero lo stesso paragone dei paradisi fiscali all'estero, delle aziende che investono e che pagano le tasse all'estero. Com'è possibile ritornare su questo? E infatti, guardate un po', una grande multinazionale come Unilever, che sta cercando di enfatizzare il suo impegno per un olio di palma sostenibile, visto che è uno dei grandi consumatori. Tra l'altro Unilever è uno dei produttori di più grandi marchi, dall'Aldi, dalla Lipton, insomma, marchi di larghissimo consumo in Italia, ad esempio. Guardate, questi sono i puntini rossi di tutte le basi di
fornitura, di rifornitura dei prodotti di olio di palma da olio, prevalentemente l'olio, che l'Unilever utilizza all'interno soltanto di queste tre, di una penisola malesiana e di queste due isole, Sumatra e Borneo. Com'è possibile andare a verificare in ognuno di questi puntini rossi cosa sta accadendo? Io non so spiegarmelo e non sa spiegarlo nessuno, perché adesso vi mostrerò quelle che sono le proiezioni. Questo è uno studio realizzato da due studiosi della posizione sul mercato al 2035. E adesso io sono un ecologo, non sto facendo un discorso da economista probabilmente, ma in realtà ritengo che l'economia e l'ecologia in questa situazione, come in molte altre, debbano andare a braccetto, sono fondamentali e vadano integrate, perché non può esserci ecologia se non c'è un reale e vero ragionamento economico, quello che invece non ci viene portato spesso in dibattiti come il precedente che è stato realizzato alla Camera, in cui si cercava di mostrare tutta la verità. Guardate le proiezioni al 2035. Nel grafico a sinistra trovate la produzione domestica di olio di palma e nel grafico a destra la potenziale esportazione. Allora, questi ricercatori, questi economisti, prevedono una continua espansione della produzione di olio di palma sul territorio e quindi tranquillizzano il governo, il mercato internazionale, con una frase molto interessante che vi mostrerò tra poco, senza considerare minimamente quanto questo incremento, quasi questo raddoppio della produzione, quindi dell'esportazione, poi causerà alle foreste del proprio paese, perché le foreste malesiane ovviamente non sono infinite. E questo è ciò che è accaduto, guardate, dagli anni 90 in poi, nella parte in alto, negli istogrammi in alto, vedete le piantagioni di olio di palma in Malesia e Indonesia, e nella parte bassa la perdita di foreste naturali. Allora, potete anche constatare molto facilmente come questo fenomeno non sia poi così radicato nel tempo. Quindi la scusa di permettere a questi paesi di svilupparsi e di mantenere la loro economia è una scusa ridicola, perché prima del 1990, ma certamente prima degli anni 80, questi paesi che non esportavano questo prodotto continuavano a vivere normalmente. Anzi, c'erano fasce di popolazione che non soffrivano la povertà proprio a causa di tutti quei problemi di cui vi ha parlato chi mi ha preceduto. Ecco, è quello che gli stessi governi coinvolti in questo confermano. Il 50%, dice il governo indonesiano, il 50% delle piantagioni di palma da olio sono state definite illegali nel 2014. Quindi il governo stesso indonesiano definisce la metà delle piantagioni presenti sul territorio illegali. E il governo malesiano, in quello studio che vi ho mostrato prima, dice che con un atteso surplus per l'esportazione di oltre 23 milioni di tonnellate sino al 2035, la Malesia certamente resterà un competitore formidabile per il mercato mondiale di olio di palma. Certamente, a spese però ovviamente delle foreste. E allora dobbiamo tenere sempre a mente che ciò che causa la maggior parte dei problemi più seri e più gravi da un punto di vista ambientale certamente ci riguarda in prima persona, perché è ciò che quotidianamente, sono piccole azioni che noi quotidianamente compiamo, e prodotti che noi quotidianamente compriamo, e che in realtà non sono un bene primario. Prima degli anni 80, sempre questa soglia, chiamiamola così, la soglia fatale, prima degli anni 80 il consumo di merendine in Italia era bassissimo, perché si producevano dolci, pane, prodotti farinaci in casa, con una serie di oli locali, olio d'oliva, burro, prodotti localmente. Parliamo tanto di chilometro zero, perché questo fa moda. Si parla di chilometro zero, di agricoltura sostenibile, e poi però andiamo a importare dall'Indonesia, dalla Malesia, un olio da 10.000 km di distanza, a prescindere da tutte le problematiche sociali e ambientali che questo possa causare, lo importiamo in Italia per riempirci le merendine che ingrassano i nostri figli. E lasciamo il mercato, ad esempio, dell'olio d'oliva in Italia morire completamente, perché sono tantissimi gli agricoltori che preferiscono non raccogliere le proprie olive e venderle, visto il costo bassissimo dei prodotti. Allora, sono queste le politiche governative che ci permettono di sentirci così a posto con la nostra coscienza e di dire stiamo aiutando l'economia di questi paesi? No, stiamo aiutando solo le multinazionali, che sono i veri controllori e governatori dei nostri paesi. L'olio di palma e l'olio di cocco, gli oli tropicali in generale, non sono soltanto, come vi hanno detto precedentemente, non sono soltanto nei prodotti alimentari, ma anche in moltissimi, anzi quasi tutti i cosmetici, purtroppo, e adesso anche
sono diventati di estremo interesse per la produzione di energia con quello che è definito biofuel. Ovviamente, questo è un consiglio generale, qualunque parola inizi con bio e qualunque parola inizi con eco e che riguardi l'economia, tenetela a mente perché sicuramente si tratta di una fregatura. Questo è proprio quello che è chiamato greenwashing, cioè lavaggio del cervello verde, ed è quello che fanno marchi di certificazione come l'RSPO. Allora io mi prendo tutta la responsabilità nel dire quello che sto dicendo, ma credo che sia arrivato anche il momento di evitare di parlare troppo e di agire concretamente, perché davvero qui ogni minuto, ogni giorno che perdiamo, perdiamo qualcosa di inestimabile. Forse ci allontana, non ce ne accorgiamo, non ce ne importa, però è importante aprire gli occhi e guardare le cose come sono. Allora, la verità è che l'RSPO ha controllori che sono gli stessi controllati, perché dovete sapere, credo che molti lo sappiano già, che le stesse aziende produttrici e in qualche modo coinvolte nel commercio dell'olio di palma sono all'interno di questo organismo di certificazione e quindi controllano loro stessi sulla base di un'autoverifica. Ovviamente ci sono delle associazioni ambientaliste all'interno, ma quanto può essere il potere di un'associazione ambientalista, come ad esempio nella produzione di Unilever che è diffusa su migliaia di ettari di foresta, come quanti ambientalisti servirebbero per controllare e quanto è facile che, essendo circondati da grandi case, le associazioni ambientaliste, pur di continuare a lavorare, possano in qualche modo chiudere uno o a volte anche due occhi. E poi l'RSPO certifica soltanto ciò che accade lungo la catena di produzione dall'olio di palma grezzo in poi. Questo vuol dire che tutto ciò che succede prima che si sprema l'olio, ovvero tutte le piantagioni, cioè i frutti freschi della palma, non viene certificato. Questo può sembrare paradossale, ma è esattamente così. Vi mostrerò un'immagine ricavata direttamente dal sito dell'RSPO che mostra quanto questo marchio dovrebbe garantire il produttore, il consumatore. Guardate cosa succede. All'interno c'è la fabbrica, non so se si vede l'indicazione, spero di sì. Questa è la fabbrica. La fabbrica produce l'olio viene esportato, la fabbrica è certificata, guardate, questi sono i certificati, la catena di commercio e di commercializzazione è certificata e quindi il prodotto finale è certificato. Questo è quello che ci dice l'RSPO, ma in realtà l'RSPO dimentica tutto ciò che c'è a monte dell'ottenimento dell'olio, cioè il frutto. Nessuno, l'RSPO tantomeno, verifica da dove provenga il frutto dell'olio di palma. Quindi, se questa piantagione è stata ricavata deforestando, come tutte le piantagioni dell'olio di palma, chiariamo, questo è ovvio, non ci può essere una piantagione, magari non è stata ricavata deforestando ieri, magari non è stata ricavata deforestando l'anno scorso, ma è stata certamente ricavata deforestando negli ultimi 30 anni. Quindi l'olio di palma sostenibile non può esistere. E l'RSPO è molto molto fallace nel documentare questo, perché l'RSPO non certifica nulla di ciò che avviene prima di avere tra le mani l'olio, quindi praticamente non sa nulla di ciò che succede all'interno delle piantagioni. E questa è la realtà, questo è il vero grafico che dovrebbero mostrare l'RSPO, cioè la stessa foresta o zona di torbiera, area di torbiera che viene deforestata, finisce in maniera identica sia nelle piantagioni non certificate, quindi nella stessa catena di raffineria, sia in quelle certificate dall'RSPO. Quindi poi il prodotto finale, in realtà, non è sicuro al 100%, anzi non è sicuro per niente, perché non è possibile poi tornare indietro e capire l'origine, ma prevalentemente è certo che tornando indietro si raggiunga lo stesso tipo di deforestazione che ha garantito il commercio di olio non certificato. Quindi parliamo esattamente della stessa cosa. Si tratta di un grandissimo raggiro, probabilmente è stato un tentativo che inizialmente sembrava una sorta di soluzione la meno peggio, diciamo, chiamiamola così, la soluzione che più potesse garantire una sorta di controllo, ma quando e poteva essere efficace quando le aziende da controllare erano poche, quando si poteva guardare con i propri occhi, ma adesso è impossibile. E questo accade un po' per tutti i marchi, permettetemi di dirlo, non voglio fare, non so, populismo, demagogia, ma questa immagine è una delle tante, ma vi posso parlare per esperienza diretta, adesso vi mostrerò alcuni dati scientifici, non voglio darvi numeri, non voglio. Ne abbiamo ricevuti tanti, poi è anche ora di pranzo lì in Italia, quindi immagino che siate tutti un po' affamati e stanchi.
ma anche l'FSC, che dovrebbe garantirci la tutela delle foreste. Chiedetevi come mai adesso qualunque prodotto a base di carta, qualunque pacco, tutte le confezioni in Tetra Pak, tutti gli imballaggi abbiano questo marchio. È mai possibile che in soli 10 anni si è passati da avere un altissimo tasso di deforestazione e di distruzione delle foreste a quasi il 90% delle aziende che invece producono in maniera sostenibile? Allora c'è qualcosa che non va. Dovremmo chiederci: questi marchi, queste certificazioni, davvero garantiscono o sono semplicemente uno specchio per le allodole? Guardate, io questa è un'esperienza diretta, vi parlo di uno studio che abbiamo realizzato, di uno studio scientifico realizzato in Africa, in cui abbiamo analizzato l'impatto del taglio selettivo, quindi un taglio definito sostenibile, e fra l'altro realizzato anche in alcune foreste che sono certificate FSC. Guardate l'impatto sulla ricchezza di specie, vi faccio semplicemente vedere questo grafico, in cui guardate dalle foreste primarie al taglio selettivo si perde quasi un 40% di biodiversità, che non è molto diverso poi dal taglio a raso, perché ovviamente il taglio selettivo, per quanto sia sostenibile, porta con sé tutta una serie di conseguenze, come la creazione di strade, come l'invasione da parte, per esempio, di rampicanti che soffocano l'intera vegetazione. Guardate che espansione, passiamo da praticamente nessuna pianta rampicante all'interno di una foresta primaria, o pochissime, a un elevato quantitativo. E questo uccide pian piano. Guardate un'immagine, rappresentazione reale, anche se illustrativa, di come l'abbattimento di alberi crei semplicemente 2 o 3 alberi per ettaro, fra l'altro, crei dei buchi enormi. Eppure questo viene certificato da marchi come l'FSC, che è al pari una soluzione trovata così in extremis per cercare di continuare col business as usual, che piace tantissimo all'economia moderna, però cercando di nascondere e di rabbonire l'opinione pubblica. E allora, se questi marchi, come io sto suggerendo, non salvano le foreste, che cosa le salva? Le salva semplicemente convincersi di una cosa semplicissima, che non abbiamo bisogno di prodotti tropicali e che comprando prodotti tropicali non stiamo migliorando e aiutando l'economia dei paesi produttori. Assolutamente. Li stiamo soltanto devastando fra 20-30 anni, quando questi paesi non avranno più nulla per le mani, perché nulla può essere del tutto infinito, il pianeta è finito, le foreste sono finite, quando questi paesi rimarranno invasi da parassiti, senza foreste, senza risorse naturali, li avremo devastati. Potranno continuare a vivere in un mondo artificiale, ma non per molto, perché è un problema globale. Allora, io volevo così enfatizzare questa questione. Noi siamo una specie, che l'essere umano, che è molto bravo a ragionare con la pancia e spesso molto poco bravo a ragionare col cervello, perché quando parliamo di problemi alla nostra salute, quando parliamo di danni dovuti al consumo di olio di palma, ai grassi saturi, siamo tutti un po' preoccupati. Sento molte mamme che sono preoccupate dei biscotti che contengono olio di palma. Però se si parla invece del danno ambientale, che non riguarda personalmente la nostra specie, almeno non la riguarda direttamente, ma poi la riguarda in maniera indiretta, in maniera ancora più pesante, e allora a quel punto noi non stiamo più ragionando con la pancia, stiamo ragionando col cervello, forse stiamo ragionando un po' col cuore, e allora non ci riguarda. Perché l'esempio è semplice. Cioè, qualcuno ci ha mai detto, c'è stato uno studio scientifico che ha dimostrato che la zuppa di pinna di squalo sia nociva per la salute? O qualcuno ci ha detto che la carne di balena non è un prodotto dall'alto potere nutrizionale, con un quantitativo di grassi importanti, con un quantitativo proteico elevato? Certo, sono importantissimi, le popolazioni indigene del nord possono vivere solo grazie a questo. Ma non per questa ragione, non perché non fa male alla salute, noi qui nei paesi che potenzialmente potrebbero anche importare questo tipo di prodotti, ne siamo completamente spaventati, non vogliamo, la riteniamo un'azione non etica, la riteniamo immorale, perché riteniamo che uccidere la natura per alimentarcene in questa maniera così devastante, uccidere animali intelligenti, lasciare morire uno squalo solo per ottenere la propria pinna, la sua pinna, sia un'operazione davvero amorale. E allora, quello che accade alle foreste invece non ci interessa più di tanto, forse perché gli alberi non hanno molti occhi, però in realtà gli animali che vivono all'interno degli alberi degli occhi ce li hanno, quindi se magari non riusciamo a farci intenerire da un albero che ha un valore invece immenso, inestimabile, e una vita
perché spesso tendiamo a dimenticarlo, ma il mondo vegetale ha una sua intera vita, e questo invece non ci tocca più di tanto, non ci intristisce, non ci intenerisce. E allora è questo, proprio su questo su cui fanno leva le aziende, i soggetti coinvolti, e vado verso la conclusione. Non voglio allungare troppo la discussione, ma è giusto per darvi un'idea generale. E questo propongono siti come Olio di Palma Sostenibile, persino le stesse associazioni ambientaliste hanno realizzato alcuni volantini dicendo che il boicottaggio dell'olio di palma, cioè l'evitare di acquistare un prodotto che è dannoso, è come dire: se voi boicottate le pinne di squalo, non ottenete nulla. Ma è proprio questo invece il problema, che bisogna evitare l'acquisto, perché se c'è qualcuno che produce, c'è anche qualcuno che acquista. Altrimenti, se non c'è nessuno che acquista, nessuno produce ed è interessato a quella fetta di mercato. È una classica domanda offerta, una legge basilare dell'economia. E allora, che cosa dicono le aziende? Che se tu boicotti l'olio di palma, le aziende acquistano oli alternativi. Gli altri oli usano fino a 9 volte più il terreno richiesto dall'olio di palma. Peccato che l'olio d'oliva noi, ad esempio, lo produciamo in Italia e lo buttiamo perché non sappiamo a chi venderlo. E che se c'è un incremento della deforestazione, addirittura una riduzione della biodiversità. Immaginate questo, immaginate a quale livello di assurdità si è in grado di arrivare. Inoltre dicono che se boicottiamo l'olio di palma, le aziende non acquistano più olio di palma dai paesi produttori, non ci sono più incentivi a produrre olio di palma sostenibile, e quindi i produttori di olio di palma si rivolgono ad altri clienti, i quali poi non sono più interessati alla sostenibilità. Quindi non lo compriamo più noi, e quindi per colpa nostra che non acquistiamo più un prodotto. Quindi, come dire, in Italia si fa la raccolta differenziata, anche se non sembra molto bene, però diciamo si fa la raccolta differenziata, ma forse è il caso che smettiamo di farla, visto che un intero continente come l'Africa non la sta facendo. Mi sembra una grandissima assurdità. E invece è proprio il contrario, perché il boicottaggio è davvero una soluzione. Perché se le aziende utilizzano olio alternativi a minore impatto, poi gli altri oli provengono da piantagioni europee, ad esempio, e quindi non causano la deforestazione, come quelle dell'olio di palma, incentivano le economie locali, e quindi in questo caso la deforestazione tropicale viene arrestata, la biodiversità certamente aumenta, e si riduce la produzione e il consumo di cibi grassi e confezionati, che certamente non sono ottimali per le nostre abitudini alimentari. Inoltre, la scusa che non regge dello spostamento dei mercati, le aziende non acquistano più olio di palma dalle multinazionali produttrici, e in questo modo non ci sono più interessi economici a importare olio di palma dai paesi tropicali. I produttori di olio di palma in questo modo si rivolgono esclusivamente al mercato interno e favoriscono così un'agricoltura di sussistenza che è solidale, molto più sostenibile, e le foreste vengono tenute per lo scopo che hanno da sempre nell'ambito naturale, nelle leggi della natura, e anche perché permettono e favoriscono l'ecoturismo, che sì, davvero finanzia le popolazioni locali e i cittadini, i semplici cittadini, e non le multinazionali. Perché è ovvio che in posti dove c'è l'ecoturismo ci sono più bar, ci sono più persone che possono vendere i propri prodotti sui piccoli tavolini, e l'economia intera del paese ha dei miglioramenti. Non ci sono schiavi che invece lavorano nelle piantagioni per pochi soldi. Allora, se il boicottaggio davvero non funzionasse, non servisse, e questa è un po' una provocazione, ma perché grandi aziende dovrebbero investire così tanto nel mostrare invece quanto l'olio di palma dai loro prodotti sia completamente svanito? Perché dovrebbero aziende come Coop, Plasmon, Polussio, Dileo farsi tanta pubblicità e dire al cittadino, non voglio chiamarlo consumatore perché questo è un termine economico molto antipatico, il cittadino che acquista, l'acquirente, perché dovrebbero informarlo del fatto che non c'è qualcosa all'interno dei prodotti, non che ci sia qualcosa, perché capiscono che boicottando questi prodotti, loro perdono una fetta di mercato. E allora ecco che sicuramente il boicottaggio è una soluzione, e certamente il boicottaggio del singolo cittadino unito al lavoro politico, come quello davvero importantissimo che sta facendo Mirko Busto e l'intero movimento a livello nazionale e soprattutto a livello europeo, può rappresentare davvero una soluzione. Perché se da quel grafico precedente noi rimuoviamo la fetta dell'Unione Europea dall'importatore, che è uno degli importatori principali degli oli tropicali, sicuramente il mercato collassa. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione e vi volevo lasciare con questa frase che ritengo sia importante, perché noi conosciamo la natura umana, no? E quindi sappiamo che noi facciamo le cose quando abbiamo un interesse diretto. E allora, questa ambientalista senegalese, Bouba Diop, è una frase molto famosa, probabilmente la conoscerete. Diceva: alla fine proteggeremo solo ciò che amiamo e ameremo solo ciò che capiamo e capiremo solo ciò che ci viene insegnato. E allora c'è bisogno che tutti noi escano un po' più consapevoli da questo incontro, e un po' più interessati a proteggere, ad amare e soprattutto ad insegnare ad altri
tutto ciò che ci siamo detti, perché davvero non c'è più tanto tempo. Grazie. Mi permetto di chiudere, visto che si è fatto anche tardi, e voglio chiudere ricordando una frase scritta alla metà dell'Ottocento da un capo indiano, Seattle, e una lettera al presidente Pierce degli Stati Uniti, che una lunga lettera che non ricordo tutta ovviamente a memoria, mi ricordo soltanto una frase nodale che dice, parla della rete della vita, di come tutte le cose siano connesse. Dice, tutte le cose sono connesse come il sangue che unisce una famiglia. L'uomo non ha tessuto la trama della vita, egli è soltanto un filo. Qualunque cosa egli fa alla trama, egli lo fa a se stesso.